Amici sportivi di Video Nola, benvenuti allo spettacolo del Trofeo Jack, sempre dal Centro Sportivo Maracanà. Benvenuti da me, Gian Domenico Piccolo, e da Giorgio Lisi, a cui dico buonasera e ben ritrovato al Trofeo Jack. Grazie Gian Domenico, un saluto a tutti gli appassionati del calcio a 5 amatoriali e gli amici del Maracanà e del Trofeo Jack. Tredicesima giornata di campionato per questo Trofeo Jack, e c'è il derby per eccellenza della manifestazione fra CSK Mosca e Trabzonspor, due formazioni storiche di questo torneo che giungono oggi al decimo scontro, già 9 precedenti, per una sfida che sa di leggenda, di storia. Sì, sono due storiche del Jack, queste due squadre sono amici fraterni, si conoscono da una vita, quindi è un derby sulla carta ma anche nei valori extracalcistici. E mentre vengono espletati i protocolli di rito prima del fischio d'inizio, andiamo a denucleare le formazioni partendo dal Trabzonspor, che oggi schiera fra i pali Cagliazzo con il numero 1, Papa con il numero 9, capitano Aliperti numero 4, Nappi numero 7, vice capitano Francesco Di Lauro il numero 10, Roselli con il 2, Bozzolo con il numero 3, alle direttive di mister Iovino, che dalla panchina alternerà i suoi calciatori. Mentre invece il CSK Mosca, capitanato dalla tigre del Trofeo Jack Giovanni Alfieri, schiera fra i pali Papaccio con il numero 1, Sepe con il numero 15, Matrisciano con il numero 0, Sebastiano numero 2, De Capua numero 7, mentre completa la formazione lo stesso Alfieri con il numero 10. Siamo pronti al calcio d'inizio, anche se ci sono due sfere, viene preferita quella verde, maggiore visibilità nella fredda sera del Centro Sportivo Maracanà. Tutto pronto, fischio d'inizio di Tufano, primo possesso per il CSK Mosca. Alfieri serve per Matrisciano, il Trab ruba la sfera ma i russi tornano a manovrare con il capitano Alfieri che si muove a ridosso del cerchio di centrocampo. Matrisciano preferisce tornare dalle parti di Papaccio, che serve Sebastiano, ce l'ha sul sinistro, cerca una linea di passaggio pulita, non la trova, inventa per Alfieri che spalla la porta, agisce molto bene, porta la palla avanti col destro, serve De Capua che tira in porta ma Cagliazzo risponde presente. Il Trab prova a ripartire in velocità ma Matrisciano spende il primo fallo per fermare il contropiede, fallo tattico in una partita che probabilmente avrà dei contenuti agonistici molto molto alti fra due formazioni che attualmente si ritrovano in situazioni diametralmente opposte di classifica, no Giorgio? Sì, il Trab attualmente è la quarta forza del campionato, mentre il CSK è coinvolto nel gruppone che appunto è successivamente collocato. Ma attenzione qui al conclusione, ben parata dal portiere, dicevo Giando si trova nel centro della classifica, però ancora posizioni buone per la Champions League. Sono due squadre dalla caratura tecnica sicuramente notevole, da una parte Bomber Alfieri, dall'altra possiamo nominarne tanti, ma nominiamo Francesco Di Lauro che è sicuramente un gran talento, quindi è una partita dall'ottimo spessore direi. Intanto il Trab prova a capitalizzare ma il CSK sembra pronto a ripartire in contropiede con Alfieri che si gira bene, serve De Capua, ancora De Capua prova a ritornare dalle parti del centravanti ma i russi perdono la sfera a favore del Trabzonspor, che guadagnano anche fallo. Ricordiamo il Trab si schiera con la consueta casacca a strisce bianco-granata, mentre il CSK indossa un completino integralmente blu con dettagli color oro. Qui possesso sprecato da parte dei padroni di casa del Trab, l'imbeccata lunga per Di Lauro non è stata efficace. Intanto Roselli prova a ripartire, palla al piede mentre si propone sulla fascia destra. Papa, arriva il tiro in porta ma Papaccio risponde presente. Intanto Alfieri, fronteggiato da Papa, prova a sfuggire al suo diretto marcatore, si invola sulla fascia ma becca un calcione. Risultato ancora cristallizzato sullo 0-0 quando si consumano le prime schermaglie di questo match, il terzo della serata di sport, di spettacolo, di pure emozioni qui sempre dal Centro Sportivo Maracanà, la casa del Trofeo Jack,
a partire dalla stagione attuale 2014-2015, mentre invece Alfieri la punizione rimpallata da Roselli, che si è immolato per la causa e per il Trab, beccando una pallonata che con questo clima fa sempre male. Eh sì, penso che gli atleti in questo caso debbano innanzitutto combattere prima il freddo e poi i loro avversari, anche se sicuramente si stanno iniziando a scaldare. Le prime schermaglie, come giustamente hai sottolineato, si ricordano più per l'oliare dei meccanismi e per il riscaldamento. Tanto Alfieri si dimostra uno dei più vivaci dei suoi, qui ha provato di sinistro, ma Caiazzo ha risposto presente. Il Trab non riesce a perfezionare il disimpegno, ritorna a proporsi offensivamente. Il CSKA, qui Papa si infrange contro Alfieri. Intanto parte il contropiede con Nappi, ancora Nappi ce l'ha sul destro, se la sposta sul sinistro, il tiro e manca di pochissimo il bersaglio grosso. Nappi con questa azione solitaria sulla fascia di competenza che si spegne in rimessa laterale dal lato opposto. Azione pericolosa questa per il Trab, che poteva seriamente passare in vantaggio. Intanto Alfieri continua a far sudare sette camicie a Papa, costretto agli straordinari per marcarlo. Riesce a disimpegnarsi bene il difensore, riparte il Trab con Roselli che si getta in profondità, arriva il sinistro di Aliperti impallato dalla difesa avversaria, se ne produrrà un calcio d'angolo dal lato sinistro del fronte d'attacco del Trab. Intanto Nappi si incarta sulla sfera, riparte il CSKA, il tiro di Sebastiano Giuliano e arriva il vantaggio del CSKA Mosca. Giuliano ha affrettato la conclusione di punta, ha trafitto Caiazzo, bel tiro. Sì, Giando, con il tiro di punta il Sebastiano Giuliano è riuscito a bruciare sul tempo il portiere, forse non posizionato al meglio, molto bravo, direi un vantaggio meritato per il CSKA che sembra in questi minuti abbia fatto qualcosa in più. Intanto il Trab prova a rispondere colpo su colpo, ancora Nappi, sicuramente uno dei più vivaci dei suoi. Qui ha provato a far male sempre dalla sua fascia di competenza, ma la sfera si è spenta per l'ennesima volta in rimessa laterale. CSKA in vantaggio per una rete a zero, molto attenti i russi in queste fasi iniziali ad impattare bene gli attacchi dei turchi e ripartire in contropiede con grande efficacia, mentre notiamo che in panchina Alberto Sepe prova a mantenere lo smalto fisico, pronto a subentrare al posto di qualche compagno di squadra abbastanza stanco. Intanto arrivano i fischi di Tufano, direttore di gara, che chiama il cambio battuta. Trab torna a manovrare palla al piede, arriva il tiro e Papaccio preferisce alzare in calcio d'angolo per evitare guai ben peggiori. Un tiro velenoso, la palla è viscida con il clima umido. Intanto qui arriva la rete del pareggio con Nappi, completamente dimenticato dalla difesa moscovita, e facile facile col piattone destro in sacca Papaccio. Trab 1 CSKA 1. Sì, l'inserimento vincente di Nappi è stato veramente bello da vedere, ma altrettanto bella la conclusione, un tacco al volo che ha trafitto il portiere. Forse la difesa del CSKA da rivedere in questa occasione. Intanto sembra che si siano sciolti convenevoli e che la gara si stia infiammando qui al centro sportivo Maracanà. Riparte il CSKA, qui sfuma malamente il possesso palla per i moscoviti. Riparte il Trabzonspor con Capitan Aliperti fronteggiato da Matrisciano. Qui Nappi, controllo di palla approssimativo che permette ai russi di ripartire. Si propone subito Alfieri, De Capua. C'è Giuliano sulla sfera mentre De Capua fronteggia Roselli, suo diretto marcatore preferisce tornare dalle parti di Matrisciano che prova a servire in profondità Alfieri. Giuliano non va. Meccanismi molto oliati quelli del CSKA, Alfieri fa da sponda e arrivano gli inserimenti dei difensori. Nel frattempo grande parata qui Giando. Sì, grande occasione per Capitan Aliperti, ma Papaccio c'è, risponde presente anche in questa occasione. Giando, per completare il tuo discorso, mi è parso che in questi primi minuti, attenzione qui tiraccio,
Prego Giorgio. Mi è parso che questi primi minuti il CSKA abbia fatto la partita, Giovanni Alfieri, il bomber, il faro di questa squadra, tutti i palloni girano dai suoi piedi. Come in questa occasione. Come giustamente hai sottolineato in questa occasione, mentre il Trab invece si sta limitando a un gioco di contropiede vincente, dal quale è nato poi il gol sul calcio d'angolo. Gol di Nappi che prova nuovamente ad involarsi, lascia un paio di avversari sul posto, non riesce a superare Sebastiano Giuliano col numero 2, riparte il CSKA con la tigre del Jack Alfieri, il tiro non va. Di poco sul fondo questo tiro incrociato di Giovanni che ha magistralmente superato l'avversario e poi concluso, si sta riscaldando la tigre. Sì, le squadre sembrano essere più lunghe sul terreno di gioco, i tatticismi sono stati parzialmente abbandonati, mentre qui riparte il Trabs con il solito Nappi. Sebastiano Giuliano fa buona guardia e riparte, palla al piede, ce l'ha sul destro, prova a servire Alfieri che allarga per Matrisciano, guadagna fallo cumulativo e Papa perfeziona il disimpegno parando più lontano che può in rimessa laterale. Matrisciano, ancora Alfieri, ennesimo fallo guadagnato, il tiro di Matrisciano non va. Azione abbastanza convulsa, arriva la rimessa laterale, capitano Liperti prova ad inventare, serve Nappi, ce l'ha sul sinistro, ritorna sul destro Nappi, manda fuori giri Matrisciano, ancora Nappi, prova a servire a Liperti, riparte il CSKA con Giuliano, qui si immola Nappi e riesce a recuperare la sfera spedendo in rimessa laterale per Matrisciano che lascia sul posto lo stesso Nappi. Matrisciano, controllo di palla abbastanza precario, dal tocco avversario viene reclamata una trattenuta dei turchi ai danni del CSKA, se ne produce una rimessa laterale sul punto di battuta, capitano Alfieri che serve De Capua. De Capua palla al piede, prova a restituire il favore al suo capitano ma il passaggio è fuori giri e termina in fallo di fondo. Papa tenta il tiro, Papaccio c'è. De Capua perfeziona, Matrisciano che dà in profondità ad Alfieri, riesce a girarsi efficacemente, se la sposta sul sinistro guadagna una rimessa laterale. Ancora Alfieri palla sotto la suola, preferisce tornare da Giuliano. De Capua prova a servire Alfieri ma la sfera è molto imprecisa, troppo dietro rispetto alla posizione del numero 10 Moscovita. Torna a manovrare il Trabzonspor con Papa, serve Nappi in profondità per Aliperti, spalla alla porta, prova un sombrero ai danni del diretto marcatore ma Papaccio lascia scivolare la sfera in fallo di fondo ed arriva il time out chiamato da Matrisciano. I russi hanno bisogno di rifiatare nella gelida serata del Maracanã. Una chiave dell'incontro è sicuramente capitano Alfieri che agisce spalle alla porta ma riesce sempre ad eludere la marcatura di Papa e a girarsi abbastanza agevolmente. Sì, è bravissimo a fare questo gioco, diciamo, eccezionale nel far salire la squadra, quei secondi lì a temporeggiare col pallone tra i piedi gli sono fondamentali per far sì che la sua squadra si azioni in quelle che sono gli schemi provati e riprovati in questi anni di formazione calcistica per i ragazzi del CSKA. Intanto capitano Alfieri è un leader a tutto tondo, adesso sta chiacchierando con l'assistente di linea, prima si è confrontato con il direttore di gara, il signor Tufano di Marigliano. Intanto le formazioni guadagnano nuovamente il green del Maracanã, è subentrato l'esterno Sepe al posto di Matrisciano, passaggio in profondità per il solito Alfieri molto impreciso, arriva una rimessa laterale, De Capua scambia con Alfieri, il tiro della tigre del Jack rimpallato da Papa, il suo diretto marcatore. Alfieri dal punto di battuta, c'è De Capua, c'è Giuliano che si propone, De Capua, Alfieri, il tiro e la palla si insacca clamorosamente. CSKA 2, Trabzonspor 1,
Che gol di Alfieri. Sì, sì, Giovanni qui è stato cinico, freddo come suo solito, è il bomber, è la tigre, si è visto anche in queste occasioni, grande estro, forse deviato, il portiere non perfetto ancora una volta e CSK in vantaggio. Una partita che sta regalando emozioni importantissime nonostante siamo solo nella prima frazione di gara. Il Trab prova a recuperare l'incontro, qui Papaccio esce con maestria, De Capua perde il passo e lascia scivolare la sfera in rimessa laterale. Ancora un possesso per i turchi con Nappi che serve a Liperti, litiga un po' con la sfera, Papa avanza, pensa al tiro, lo prova, Papaccio va giù molto bene ed arriva la rimessa laterale, arriva il corner per il Trab battuto da Nappi. Roselli ha provato il taglio ma qui parte il contropiede grazie all'invenzione di Alfieri. De Capua prova a servire lo stesso Alfieri ma Nappi recupera bene la sfera, sicuramente uno dei più freschi atleticamente dei suoi, porta avanti il pallone, se la porta sul destro, il tiro fuori, rimessa dal fondo per i russi del CSK. Qui Papa ha anticipato bene Alfieri, Alfieri rotta indomito contro due avversari ma arriva la rimessa laterale per i turchi che preferiscono ripartire da Nappi. Il tiro velenoso a causa di una deviazione, Papaccio risponde comunque presente mentre qui De Capua si addormenta e per poco non combina la frittata, Roselli gli stava rubando la sfera in una zona di gioco cruciale. Alfieri sempre spalla alla porta, serve De Capua affrontato da Roselli, cerca un rimpallo favorevole ed arriva il corner per il CSK Mosca che potrebbe far male in questa occasione, allungare ulteriormente il risultato. Alfieri dal punto di battuta, sfera tagliente che si spegne però in rimessa laterale dal lato opposto con Aliperti che prova a scambiare con Nappi affrontato da Giuliano, rimessa laterale per i turchi nuovamente, Nappi serve Roselli, ancora Nappi fronteggiato da Sepe, cerca un suggerimento, lascia sul posto il diretto marcatore e Papaccio, manca lo stile ma è efficace in questo caso. Sì, Nappi lo conosciamo bene, l'abbiamo visto molte volte qui sul green del trofeo Jack, ha dimostrato sicuramente le sue qualità, ha un buon destro però mi sembra forse l'unico del Trab che ci crede veramente in questa partita, forse l'ingresso di Di Lauro potrebbe cambiare un po' le cose. Attualmente Di Lauro ancora in panchina, Aliperti è stato schierato dal primo minuto a scapito del vice capitano e chissà, magari nella seconda frazione di gioco la maggiore freschezza atletica del numero 10 del Trab potrebbe seriamente condizionare l'incontro che vede tuttora in vantaggio il CSK Mosca con lo score parziale di 2-1 contro i turchi. Qui riparte il CSK, capitano Alfieri prova ad inventare per Sepe ma il Trab perfeziona il disimpegno con Cagliazzo che preferisce sparare in rimessa laterale piuttosto che trovare guai ben peggiori. Qui il tiro di Alfieri molto velenoso, ancora Cagliazzo che risponde presente, prova il Trab a ripartire dal solito Nappi che perde la sfera contro Sepe, Alfieri per De Capua e il tiro di poco fuori, calcio d'angolo per i russi su punto di battuta De Capua che prova a servire di prima intenzione Alfieri, Sepe tira molto male, scordinato il numero 15 in questo caso. Riparte il Trab con Aliperti che serve Nappi, Nappi becca un calcione da Giuliano e arriva un calcio di punizione per i biancogranata, sicuramente il più vivace dei suoi Nappi, accompagnato poco in queste prime frazioni di gioco dal resto della squadra, mentre vediamo proprio Di Lauro che sta perfezionando il riscaldamento, si è tolto il fratino di dosso, sembra pronto ad entrare. Calcio di punizione, Nappi sul punto di battuta in opposizione in barriera, due uomini nello specifico De Capo e Alfieri, Papaccio pronto ad infrangere il tiro avversario, Nappi il destro, la barriera si immola, Papa gestisce la sfera mentre qui
guadagna una rimessa laterale, lo stesso Papa. Roselli preferisce ripartire da Caiazzo. Nappi. Papa. Serve Nappi, Sepe, esce bene in marcatura e manda in rimessa laterale Aliperti. Prova ad inventare. Ancora Aliperti, palla al piede. Nappi, lascia sul posto Sepe, ancora Nappi, recupera palla il CSK Mosca con Giovanni Alfieri, qui interventi scivolata di Papa, molto aggressivo nella marcatura alla tigre del Jack. Non si può concedere un metro a Capitan Alfieri, che subito succedono guai, quindi meglio entrare aggressivi. Sì, stasera è scatenato su ogni pallone, veramente indomabile. Alfieri, la punizione, si immola anche in questo caso la barriera e la sfera termina in rimessa laterale. Sepe dal punto di battuta. Alfieri, il tiro di prima intenzione, Caiazzo c'è e innesca subito Roselli per far ripartire il contropiede, la manovra del Trab. Papa, azione che diventa molto più ragionata qui all'Iperti, prima intenzione per Roselli, Roselli trova lo spazio, tira di punta, Papaccio presente e anche in questo caso para la conclusione avversaria, qui un passaggio troppo lungo per De Capua che necessitava di uno scooter per riagguantare questa sfera. Ripartono i turchi con Nappi, subito bloccato da De Capua, Alfieri, Alfieri prova a servire De Capua, ma il suo cross si rivela una palla semplice per Caiazzo, mentre invece fasi confuse a centrocampo, Alfieri prova a ristabilire l'ordine delle cose con un tiro da distanza siderale che tuttavia si spegne in un fallo di fondo, mentre arrivano i tifosi a sostenere Capitan Alfieri. Roselli di prima intenzione, tiro sbilenco. Tornato sul terreno di gioco Matrisciano, che sostituisce De Capua, apparso un po' appannato negli ultimi frangenti di gioco, evidentemente a causa della stanchezza. Tra qui Nappi, fronteggiato dallo stesso Matrisciano che commette fallo. Molto fallosi i giocatori del CSK. Sì, stanno rischiando di mandare in lunetta gli avversari, credo non debbano fare questo errore, anche perché il risultato è ancora molto stretto, la marcatura di differenza è una, quindi dovrebbero tirare un po' più, dovrebbe tirarsi un po' il piede nei contrasti ed evitare di fare falli. Solito Nappi sul punto di battuta, il suo destro ancora sulla schiena di Capitan Alfieri, che si lamenta per questo duro colpo. Nappi per Di Lauro, abbiamo invocato a gran voce il suo reintegro in campo. Ancora Nappi, il tiro, grande parata di Papaccio. Dicevamo Di Lauro, abbiamo auspicato ed è arrivato l'ingresso del numero 10. Sì, si posiziona al centro della difesa, posizione consona, infatti da lui partono tutte le azioni, però lo sai Gian, io sono fan di Lauro, quando gioca un po' più avanti, capace di giocate impressionanti, quando ha spazio veramente decisivo. Vediamo un po' nel corso della partita come si modificherà la sua posizione in campo. Anche in questo caso siamo stati profetici e sono arrivati i tiri liberi per il Trabzonspor. Sesto fallo del CSK Mosca quando resta ancora un po' di tempo da giocare nella prima frazione di gioco. Nappi sul punto di battuta e la gran parata di Papaccio che preserva il risultato sul parziale di 2-1 a favore dei blu. Proteste del Trab per una invasione all'interno dell'area durante il tiro libero. Qui Sepe sugli scudi, ferma bene il numero 9 Papa. Alfieri ruba un possesso preziosissimo, Matrisciano prova a servire lo stesso numero 10 ma
passaggio impreciso, mentre sulla panchina del Trab continuano le proteste. Qui Papa prova ad involarsi il tiro di prima intenzione, la parata di Papaccio. A volte manca lo stile, ma l'efficacia è indiscutibile del Pipelè russo. Calcio d'angolo pasticciato, possesso che torna al CSK Mosca con Alfieri, che prova a servire in profondità, preferisce tornare dalle parti di Sepe. Qui Di Lauro ruba bene la sfera, mentre Matrisciano si rivela avversario ostico, molto tignoso, il calciatore del CSK Mosca. Giuliano, palla a piede a ridosso del cerchio di centrocampo, fronteggiato da Bozzolo, che guadagna una rimessa laterale, si incarica della battuta. Papa, Bozzolo, Nappi, c'era sul destro, prova ad inventare qualcosa, si sposta sull'out di sinistra e lascia scivolare la sfera in rimessa laterale. Azione molto anche in questo caso molto pasticciata. Di Lauro, scontro fra numeri 10, Alfieri versus Di Lauro. Di Lauro spalla alla porta, costretto a ripartire da Bozzolo, che serve nuovamente Di Lauro. Papa, ancora Papa, prova a girarsi, ne ha un paio addosso, serve di prima intenzione Nappi. Sepe ruba la sfera, riparte capitano Alfieri, che serve Matrisciano. Ancora il servizio per Alfieri. Sepe prova a completare la triangolazione con Alfieri. Il tiro di Giuliano di prima intenzione. Arriva il fischio che ferma l'azione. Ed arriva il calcio di punizione per il CSK Mosca. Quinto fallo. Dal prossimo fallo saranno tiri liberi anche per i russi. Come avevamo ampiamente pronosticato, una partita dai forti contenuti agonistici. Alfieri sul punto di battuta, in opposizione Papa e Di Lauro, numero 9-10. Alfieri, il destro! Caiazzo risponde presente, smanaccia, la bene meglio. Perfezione il disimpegno di Lauro. Papaccio spara in rimessa laterale. E su questo disimpegno termina la prima frazione di gara. Risultato fermo sul punteggio di 2-1 a favore del CSK Mosca. Giorgio, un tuo commento su questa prima frazione? Una partita pimpante, il tempo per i partecipanti, per i protagonisti del match di riscaldarsi e via subito alle marcature. Varie giocate di alto spessore da ambo le parti, ma poi credo che negli ultimi minuti le due squadre abbiano avuto un calo, si siano un po' appannate. Vediamo se la sosta del primo tempo riuscirà a far rinsavire un po' questi giocatori che mi sembrano stanchi e infreddoliti. Una fase di stanca che è coincisa poi col duplice fischio arbitrale che ha terminato la prima frazione di gara sullo score parziale di 2-1, ricordiamo, a favore del CSK di Mosca contro il Trabzonspor. E in attesa della seconda frazione di gioco, linea alla regia. Yeah.